giorno più bello della nostra vita. Vedete, insomma, io sono in compagnia delle bomboniere prima di tutto, no scherzo. Allora, è tornata la nostra Sara a trovarci, la nostra prossima sposa, sì. Il 3 maggio del prossimo anno, sì, sì. E qua noi, insomma, stiamo insegnando a Sara come poter risparmiare. E poi è una new entry, insomma, diamo il benvenuto a Marina. Grazie. Petrucci, che lei in realtà, che cosa fa? Produce, anzi crea queste meravigliose bomboniere che vedete qui sul nostro tavolo, e oggi vi insegneremo a fare proprio le bomboniere. Allora, Marina, eccoci. Come ti è venuta prima di tutto l'idea? Perché ti sei messa, io so, perché tu poi insomma hai una tua azienda, Ristrutturando si chiama, e proprio su Ristrutturando ti è venuta in mente, io inizio a creare delle bellissime delle bomboniere. Com'è nata questa tua passione? È nata 6 anni fa, abbiamo deciso di sposarci con il mio attuale marito. E perché no? Girando non c'era nulla che mi... Non ti piaceva niente? No, mi piaceva, però insomma non me le sentivo mie, ecco. E quindi me le sono realizzate da sole. Ho scelto l'oggetto, le ho confezionate. E da lì, è nata questa tua passione per creare, per far felici, ecco. Sì, infatti è lo stesso percorso. Mi raccomando, perché qui noi dobbiamo lavorare oggi. Allora, che cosa occorre per creare una bomboniera carina? Insomma, non facciamo le solite scatolette, perché magari le scatolette per la prima comunione, no? Anche questo è il periodo delle prime comunioni, prendiamo una scatolina trasparente, ci mettiamo un nastrino intorno e va bene. Per il matrimonio vogliamo magari qualcosa di più importante, vero Sara? Assolutamente, allora. Deve essere anche originale, possibilmente. Esatto. Allora, iniziamo. Si parte sicuramente da un oggetto, si sceglie un oggetto e poi cosa, che può essere qualsiasi cosa, qualcosa di pratico, di utile e di economico soprattutto. Poi si prende un sacchetto, noi l'abbiamo già chiuso in questo modo, abbiamo inserito i confetti all'interno, mm-hmm. E con la nostra futura, sì, sposa andiamo a realizzare la... Allora, il sacchettino, allora, tutte queste componenti, tu mi hai detto, insomma, prendi il sacchettino, è il sacchettino. Dove vado a comprare? Perché poi, insomma, bisogna anche scegliere, bisogna andare, cioè, ci sono dei punti, dei fornitori, immagino che i sacchetti vendano. Si possono prendere ovunque, di qualsiasi prezzo, dai più economici a quelli un pochino più elaborati, o chi lo sa fare lo può creare anche da solo. Quello potrebbe, sto facendo con la mia mamma che se li sta cucendo tutti a mano. Ah, però tu hai messo in mezzo tua mamma, in realtà. Per forza, anch'io l'ho messa in mezzo mia mamma, sì, a mio tempo. Sì. Sì, però insomma l'idea originale, tu stai dando l'idea e mamma la sta realizzando. Sì. Povera mamma, comunque, esatto. Insomma. Io ricordo anche che tu, insomma, Marina, fai parte anche dell'associazione Wedding 10, sì. Insomma, questa il matrimonio low cost, che con 15.000 euro fa tutto, tutto. La nostra Barbara lì, insomma, ci fa assolutamente tutto. Allora, continuiamo allora con le nostre bomboniere. Quindi Barbara si è creata la sua il suo sacchetto e adesso andiamo a confezionarlo. Sì. Se allora mi vuoi seguire? Sì, allora lo faccio. Fai degli 8. Sì. Okay. Li giri così, ne passi uno sotto. Bravissima. Anche perché immagino che nelle tue bomboniere ci sarà qualche fiocchetto, Sara? Sì, infatti, come sapete, io prendo tutto spunto da noi, che dai, ti stiamo guidando verso il 3 maggio, ti stiamo guidando, guarda. Più fiocchi e anelli realizzi e più ti viene pieno il tuo sacchetto. Allora, da dietro... Oddio, la vedo... Un po' complicato. No, anche perché il raso è scivoloso, sì, sembra facile. In realtà no, allora no, ci devi far rivedere la tecnica, scusa Marina. Eccola, allora qua. Fai un 8. Ok. Un 8, un anello diventa un 8, continua il nostro anello. Ok, ci sono. Bravissima. Ne crei un altro sotto. Perfetto. Mancina, Sara? No, no, non no. Sono mancina. Forse non viene. Eccoci qua. Ok. Come primo va benissimo, poi prendiamo la nostra colla a caldo. Sì. Mettiamo un puntino di colla ovunque per tenere bene i nastrini. Eccolo. Eccoci qua. Chiudiamo questo nastrino di raso, anche perché aiuto con la colla. È preferibile la colla a caldo, no? Insomma, assolutamente. È la cosa che tiene di più. I nodi ci consentono di realizzare poco. La colla a caldo è sicuramente qualcosa di comodo che ci permette di realizzare qualcosa di un pochino più simpatico. Io vedo anche i confetti questi non sono quelli che io ho usato per il mio di matrimonio. No, adesso i tempi sono cambiati. Sì, già sì, mi sento vecchia se mi dici così, cioè Marina, ogni se mi dici così cambia. I tempi sono cambiati. Ah, ogni anno. Sono tutti belli bombati all'interno. Sono dei confetti multigusto.
Eh sì, perché non c'è soltanto la mandorla all'interno, ma in realtà, insomma, e poi l'aroma può essere differente, bravissima, no? C'è una mandorla, al cioccolato, vaniglia, ricotta e pera, limone, fragola, di tutto e di più. Sì. Ecco, qui abbiamo fatto su due colori, abbiamo... Mettiamo la colla a caldo e metti il nastrino bianco sopra. In realtà questa, insomma, sembrerebbe, insomma, molto semplice. Allora, dobbiamo creare delle cose molto semplici. Molto semplici, sì, anche insomma che non costino molto, perché il tempo è quello che è, insomma stiamo vivendo questa crisi che riguarda un po' tutti. Bravissima. E allora possiamo chiudere o con un fiorellino oppure con un cuoricino con tutti gli strass, cosa ti piace di più? Vediamo il fiorellino. Vediamo il fiorellino. Insomma, sì, preferisco il fiorellino. Va bene, ci apriamo il nostro fiorellino. Sì, anche a me piace più il fiorellino. Apriamo il nostro fiorellino, giriamo. Anche perché è un bel fiore. Esatto. Giriamo. Si abbina ai colori dei nastri. Questo è tuo. Okay. Ti metto un puntino di colla. Okay. Allora, all'interno però noi non l'abbiamo visto perché abbiamo messo il sacchettino con i confetti, però poi per riempire... Abbiamo messo dell'ovatta. Dell'ovatta, che è... un'ovatta sintetica. Ah, un'ovatta sintetica, non pure... No, perché lo vedevo abbastanza, insomma, voluminoso, perché ho detto, è vero che i confetti, guardate i confetti, che bontà, quanto sono buoni questi confetti. Allora, sono abbastanza grandi, però per riempire un sacchetto ce ne vuole, per cui per farlo diventare... Si mette diventare... la bustina con i confetti e poi si riempie con la nostra spugnina sintetica. E questo è l'effetto e questo è il risultato appunto della nostra bomboniera. Al posto di questo sacchettino, così insomma, che materiale è questo? Questo è un organza. È un organza. Noi possiamo benissimo usare un sacchettino di cotone, perché poi ci sono di tutte le misure, guardate. Possiamo veramente realizzare quello che vogliamo. Questi sono dei sacchettini già pronti, ma la nostra Sara li sta preparando da sé, e quindi poi io l'aiuterò a scegliere proprio il colore adatto al suo matrimonio. Il colore, ma tu ci metterai accanto un oggettino oppure no? Farei semplicemente non un sacchettino? Non credo, perché vi assicuro che il lavoro di ricamo e di cucito che c'è su quelle bomboniere già quello vale. Sì. Poi ho pensato, insomma, che fosse più utile un sacchetto perché all'interno metterò la lavanda. E quindi si potrà utilizzare come profumo a biancheria. Come profumo a biancheria. Questo sì, questo esatto. È molto utile, perché di solito magari i sacchettini prendono e si butti, mi raccomando, non buttate mai niente in questo periodo. Invece, in questo modo uno li può conservare. Allora, che cosa ti chiedono a te, insomma, perché ricordiamo... Sicuramente bomboniere a basso costo, bomboniere pratiche, quindi il classico soprammobile da lasciare lì e spolverare. Per cui ancora vogliono un oggetto un da piccolo poter oggetto regolare. Come ricordo, sì, sicuramente sì, qualcosa cercano. Di pratico. Per Sara mi viene in mente sicuramente di mettere una bustina di plastica, perché deve mettere la lavanda, altrimenti questi confetti sono prendono tutti il sapore della lavanda e potresti avvelenare i tuoi infatti invitati. Pensavo di metterli fuori. Cioè la parte a mo' di fiore, di metterli fuori in modo che non prendessero appunto l'odore. Il sapore l'odore forte della lavanda, anche perché... Ma è da tanto che la stai facendo, anche perché è 3 maggio, ma manca quasi un anno. Eh sì, ma sono 160 persone, quindi sono... 160 persone, ancora li fanno i matrimoni così, con tante persone. Però io so che Marina, tu volevi salutare qualcuno, perché so che a casa qualcuno ti sta guardando. Devo salutare assolutamente i miei bambini, Giorgia, Valeria. 3 figli, guardate, insomma 3 figli, e si diletta anche in questa, e questo è il periodo secondo me quello di grosso lavoro, di impegno, sì. Per cui abbiamo detto le bomboniere basso costo e comunque l'oggetto lo vogliono. Un piccolo oggetto lo voglio. Da accompagnare. Sì, assolutamente. E i confetti tu da dove te li fai arrivare? Un po' dato, perché insomma questi confetti... Assolutamente italianissimi. Italianissimi, sì. E devono essere anche molto buoni. Devono essere assolutamente buoni. Di buona qualità. Assolutamente. Perché quando ti regalano una bomboniera all'interno mangi un confetto, mangi un confetto e ti si spezza magari anche un dente. Mi è capitato, non sto dicendo una bugia, mi è capitato. Allora, grazie. Allora, rifacciamo rivedere la tua pagina Facebook. No? Marina ristrutturando, insomma, idee per la casa e design, e lì insomma ci sono ancora, è in ristrutturazione, diciamo, è ristrutturazione. Così è ristrutturazione, ci sono delle idee
su cui insomma anche le nostre amiche ci stanno seguendo da casa possono carpire qualche informazione. A te Sara cosa dire? Ci rivediamo la prossima volta. Assolutamente. Dobbiamo iniziare a parlare del catering. Cosa si mangia al tuo matrimonio? Quello è fondamentale. Sì. Assolutamente, soprattutto per gli invitati. Sì. Dovrai cercare dopo la chiesa che insomma è la cosa. Certamente, ma però per la festa, il mangiare è la cosa. Il mangiare, no? Grazie davvero. Grazie a Maria Petrucci. Grazie a Sara.